dobbiamo fare sciopero, 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 sciopero. La città di Savona è sotto controllo delle varie forze dell'ordine a causa delle manifestazioni dei forconi che per l'intera giornata di lunedì e martedì mattina hanno bloccato la città. Ieri sera erano circa in 200 forconini a manifestare di fronte alla prefettura di Savona, in attesa del permesso del questore per cominciare il corteo di protesta. Stiamo cercando di fare informazione. Io quello che voglio far capire è che noi facciamo informazione, perché di questo governo ne abbiamo le scatole piene. Allora, noi oggi ci stiamo organizzando per poter tutti insieme, uniti, a fare presidio civile, senza fare bordelli o fare casini da teppisti. Noi non siamo teppisti, ma siamo cittadini, cittadini comuni che vogliamo toglierci dalle scatole, anzi la parola giusta è licenziare il governo. Stop! C'è la gente in piazza, gli studenti sono tutti in piazza, va bene, allora ascolta il nostro applauso un secondo, Torino ragazzi! I direttori dei supermercati hanno chiuso i supermercati a Torino, poi strade bloccate, le piazze bloccate. Da parte sua, il sindaco della città della Torretta, Federico Beruti, ha lasciato scritto sul web un messaggio in cui afferma che protestare è un diritto, ma che però, dice sempre il sindaco, desta particolare preoccupazione la partecipazione di giovanissimi a queste manifestazioni. In questo caso il rischio è che si strumentalizzino l'inesperienza e la passionalità tipiche dell'adolescenza. Richiamo pertanto tutti noi genitori e insieme a noi il mondo della scuola a impegnarsi in queste ore per aiutare i più giovani a distinguere tra la legittima protesta da un lato e la prepotenza e il sopruso dall'altro. Abbiamo sentito dei petardi prima. I petardi sono solamente di cose distaccate di ragazzini, lo sapete benissimo, non facciamo di un'erba un fascio, non facciamo di una cosa piccola una cosa gigante come siamo abituati a fare. Intanto sono previste manifestazioni anche per domani.